Assessore, da oggi parte una nuova campagna elettorale, ci sono temi importanti che interessano soprattutto la nostra regione. Lei, assessore all'agricoltura, quale sarà il futuro dell'agricoltura pugliese con il centro-sinistra al governo? Ma io credo sia un futuro ancora più ambizioso, perché se ci ha avuto un freno, se ha avuto un freno in questi anni il sistema agricolo, è stato in una interlocuzione difficile col livello nazionale e di conseguenza con livello europeo. Avere la possibilità di un feeling sulle cose da fare, sulle criticità, ma anche sulla scelta fondamentale di restituire all'agricoltura il valore di perno fondamentale del sistema produttivo è una evidentemente un investimento ed una prospettiva di ulteriore crescita. Noi lo abbiamo fatto in Puglia, ma ci è riuscito difficile trovare interlocuzioni e temi sui quali conciliare le nostre ambizioni con un tema nazionale che invece è distratto. La politica agricola nazionale non manca da tanto tempo, ma anche nell'ultimo governo tecnico, se c'è stata una parola che non è mai comparsa nei loro propositi è stata l'agricoltura, e per il sud, per la Puglia, questo è stato un elemento di ulteriore difficoltà. Senta, assessore, i problemi della provincia di Foggia devono essere anche presi in considerazione, parliamo di tante situazioni locali. Ecco, spesso i cittadini della Capitanata si sono lamentati di essere stati un po' emarginati dal governo regionale. Il futuro come sarà invece? Ma io credo che le difficoltà nelle quali il governo regionale ha operato sono state difficoltà straordinarie in termini di vincoli, patti di stabilità, piani di rientro, ma anche di difficoltà oggettive. Abbiamo avuto spesso governi ostili alla Puglia che hanno inventato articoli di legge, commi attraverso i quali hanno irrorato sanzioni mai viste nel passato nei confronti della Puglia, e questo evidentemente ha generato qualche difficoltà in più. È però evidente che a questo sforzo che noi vogliamo fare e faremo sul livello nazionale deve corrispondere anche una migliore capacità di mettere in campo progetti sulle criticità che la provincia di Foggia vive, progetti capaci di agganciare anche il tema dell'innovazione. Io credo che bisogna fare questo sforzo, quello di recuperare al territorio di Foggia anche le più antiche vocazioni, che per lungo tempo abbiamo pensato che fossero delle zavorre alla modernizzazione, che oggi invece abbiamo riscoperto essere il valore identitario, ma anche il valore economico più straordinario che la provincia di Foggia può mettere in campo. Io sono fiducioso, perché se riusciremo a far emergere una progettualità territoriale ambiziosa con un'interlocuzione nazionale significativa e autorevole, io credo che anche Foggia nei prossimi anni potrà coltivare e raccogliere risultati importanti. Domanda politica: ovviamente ci sono gli scontenti, ci sono i grillini che galoppano. Come convincere l'elettorato a votare per il centro-sinistra, poi per votare anche una prospettiva, insomma, vostra del SEL? Ma io dico in due modi. Il primo è mettere in evidenza come le denunce non hanno mai prodotto soluzioni, ed anzi le denunce sono state sempre occasione attraverso il quale la classe politica si è dimostrata incapace di governare e di essere all'altezza delle decisioni che ci attendono. Parallelamente io credo che noi possiamo mettere sul piatto il lavoro realizzato qui in Puglia, che è un lavoro importante, significativo, che si è sviluppato nel corso di questi ultimi anni e che oggettivamente ha proiettato la Puglia su un protagonismo internazionale per ogni livello di filiera e di politica, dalle politiche sociali alle politiche per il turismo, dall'agricoltura alla innovazione e alla ricerca. Ecco, io credo che questo biglietto da visita possa irrobustire la nostra credibilità e soprattutto irrobustire, diciamo, l'attenzione di chi oggi è disaffezionato alla politica e vede nel ritorno a Berlusconi come un ulteriore pericolo per questo paese.
Quella della regione è sembrata una fuga di massa, ma voi porterete qualcosa di via Capruzzi in Parlamento? Qual è il modello che esporterete? Ma l'esperienza fatta qui è tutt'altro che una fuga di massa. Noi vogliamo intervenire sull'agenda di governo nazionale, ma senza abbandonare la Puglia. Noi la Puglia vogliamo continuare a tenerla nelle nostre considerazioni politiche, ma vogliamo anche continuare a mantenere col centro-sinistra il governo di questa regione, perché se aspiriamo ad essere gli interlocutori del livello nazionale, non vogliamo perdere l'occasione di far sì che questa interlocuzione abbia classe dirigente capace di continuare a governare la Puglia. Non possiamo fare un salto indietro, dobbiamo farne uno in avanti, costruendo un livello nazionale, ma senza demolire quello che abbiamo fatto in Puglia e che tutti quanti ci riconoscono essere di grande qualità. La gente chiede soprattutto tagli ai costi della politica. Beh, credo che come regione l'abbiamo fatto, come sistema nazione forse bisogna cambiare ricetta, perché il governo del paese si è molto spesso concentrato nella casa altrui senza guardare nella propria. Noi siamo convinti che i costi della politica vadano tagliati con una grande chiarezza, però, di non demolire quelli della democrazia, perché la democrazia è il processo principale sul quale instaurare governi intelligenti e capaci di risolvere i problemi. E in tempi di magra quanto ci sta costando questa campagna elettorale? Ma mi sembra che sia sobria in ogni livello. Purtroppo questa campagna elettorale, da come dicono gli osservatori, da come dicono i sondaggisti, si sta misurando nei talk show televisivi, e io credo che questo sia una sconfitta per la politica italiana. Anna Nuziello, allora la campagna elettorale ormai è partita, siamo alle prime battute, c'è da portare avanti il discorso a Vendola con l'assessore Stefano. Ecco, l'impegno ovviamente continuerà anche dopo per la Nuziello. Come vede questa campagna elettorale intanto? Questa intanto è una campagna elettorale che Sinistra Ecologia e Libertà sta facendo con molto tatto, educazione, quindi molto contatto con il pubblico. Infatti la venuta dell'assessore Dario Stefano vede qui oggi non soltanto il discorso di conferenza stampa, ma bensì di andare presso le aziende. Stasera tra l'altro c'è una convention dove ci saranno imprese, commercianti, cooperative sociali, quindi il mondo del sociale, sport, per far vedere la nostra realtà, che è una realtà ovviamente che tutti sanno che è fortemente in disagio e che deve vedere un programma molto forte, di una collagena molto forte. Pertanto Sinistra Ecologia Libertà e l'elettore deve dare un voto utile alla presenza poi di due personaggi come l'assessore Dario Stefano e Giuliano Volpe, che sono delle persone di alta competenza, qualità, professionalità ed esperienza, ma molto attenti a non stare solo dietro le quinte ma con il pubblico. Ecco, bisogna convincere gli indecisi, bisogna convincere anche gli arrabbiati, tra virgolette. Beh, dicevo prima, gli arrabbiati, se noi partiamo dal concetto che il disagio è disaffezione, quindi credo che l'elettore debba capire che c'è un diritto al voto, altrimenti si è fuori, esprimere qualsiasi sia la propria opinione, ma captare che senza il voto non si riesce a migliorare e a rinnovare ciò che è il nostro territorio. Pertanto io credo che sia opportuno per tutti coloro che sono ancora indecisi di valutare, di ascoltare, di non vedere solo la TV, ma di fermare le immagini e valutare attentamente quale sia la vera scelta per il candidato al governo.